Ecco che ci guadagno ad essere onesta. Sulla mascella. Non di nuovo, colomba. Una va una. Rallenta, rallenta! Beh, almeno ho ancora la mia dignità. Messaggio ricevuto, universo. Oh. Proviamo di qua. Per fortuna ho gli antidolorifici. Ottimo. Ecco fatto. Sì, così. C'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. Non vi avrò indietro la canzone. Deve sparire. Dai, via di scampo. Iniziamo col piede giusto. Al tiro il bersaglio.
siamo, è quasi andato. Non mi scappa! Corazzato andato, finiamo gli altri! Nadine, tutto ok? Non riesco proprio a sollevare un pestaglio. Può darsi, ma non avremmo fatto niente con questi tizi in giro. Forza! Babysitter, fai il tuo lavoro! Serve una mano. Ecco fatto. Prego, comunque. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asav è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto! Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. Di pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Baker. E di certo non tu. E va bene. Che stai facendo? Ma spero che non ci seguano.
Esattamente quello che sembrava. Che diavolo combinano? Prendono una scorciatoia. Facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie. Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso. Abbiamo trovato la porta di servizio. Pozzo a gradini. Non ti interessa. Shh, hai sentito? Sì, ora sì. Guardate a noi. Shh, che cos'è? Qualunque cosa sia vicina. Quelle esplosioni devono aver causato il crollo. Calma, calma. Shh, va tutto bene. Scusa, cara. Ti tireremo fuori. Un ultimo... No, aspetta un attimo. Dobbiamo saltare giù. Mantieni la calma. Stai parlando con me o all'elefante? Entrambi? Piano, con calma. Ok, allora. Ma dove ci porta? Dove vuole. Ehi, vuoi assaggiare? Tieni. Senti, io non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione.
Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e... le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo. Digli di fermarsi. Perché? Parlo elefantese? Ecco perché era così agitata. Riguardo alla storia di Sam... Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta! Andiamo. Beh... se il resto dovesse andar male, almeno abbiamo riunito una famiglia. Yeah, ma non ti avvicinare. C'è un cucciolo con loro. Giusto. Dai qua, la scatto io. Ah, ok, grazie. Spostati un po'. Bene. Ora, allunga il braccio e tieni la mano così. Cosa? Gli elefanti si accarezzano così. Grazie mille. Sala che affronta la tigre. Siamo sulla strada giusta. Non vedevo elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Asav è gentile a lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bella idea. Elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Asav è gentile a lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bell'idea. Lassù.
Guarda, in cima alle scale. C'è una luce nell'acqua. Wow. Ciao, Belur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Azam. Nessuno tranne Azav. E i suoi uomini. E i suoi uomini. Pronta? Hai rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta.